Buongiorno, oggi vi parlerò di una sindrome crociata superiore, cioè tutte quelle posture che noi tutti i giorni teniamo a casa durante il lavoro. Poi in questo periodo di quarantena con lo smart working e con tutte queste ore che i nostri ragazzi passano davanti ai social, agli iPad, ai computer, dunque andiamo a vedere alcuni esercizi che tutti possono fare per cercare di correggere con qualche esercizio semplice la postura. Allora, come primo esercizio facciamo un allungamento della colonna vertebrale. Allora, la posizione in cui noi i nostri ragazzi li troviamo è sempre con le spalle in avanti, il mento in avanti. Ok, dobbiamo cercare di riportarli nella posizione corretta, sullo stesso filo, sullo stesso asse. Ok? Quindi facciamo vedere. Ci posizioniamo attaccati al muro, portiamo i nostri piedi avanti 15 cm, le gambe larghezza del bacino, pieghiamo le gambe, ok? Appoggiamo le mani sulle ginocchia e lentamente srotoliamo la colonna contro, mantenendo fermo il sedere, srotoliamo, srotoliamo, fino ad arrivare all'allungamento della cervicale, il mento schiacciato come se ci fosse un filo che traziona verso il soffitto. Dunque abbiamo questo tipo di allungamento. La colonna deve rimanere completamente appoggiata a livello del muro, dunque completamente stirata. Adesso vi faccio vedere lateralmente come deve appoggiarsi la schiena contro il muro, ok? Adesso pian pianino Lara srotola la sua colonna, vedete che si appoggia completamente, il bacino rimane schiacciato al muro, il mento viene schiacciato verso il basso e qua c'è un filo che traziona verso l'alto. Sicuramente qualcuno non riuscirà ad arrivare al muro, dunque arriviamo finché sentiamo tensione e da questa tensione tiriamo verso l'alto mantenendo il mento verso il basso. Questo esercizio lo manteniamo per un minuto. E poi rilassiamo e lo ripetiamo 10-15 volte nell'arco della giornata. Allora, adesso facciamo sempre un esercizio di allungamento di tutte le catene posteriori su un tappetino. Va bene? Dunque, si mettono le gambe a 90 gradi, prendete una cintura o un elastico, lo mettete intorno ai piedi, con le mani mantenete una tensione. Le gambe devono essere almeno a 90 gradi col bacino, va bene? Dunque perpendicolare al terreno. Se non riuscite a estenderle, leggermente flesse. L'importante è che mantenete un po' di tensione delle punte dei piedi, ok? Il mento sempre vicino allo sterno. Mantenete questo esercizio anche 5 minuti. Questo qua serve tantissimo per allungare tutte le catene posteriori. Adesso facciamo una mobilitazione delle spalle, cercando di allungare un pochino il pettorale. Dunque, Lara, da questa posizione porti le mani a toccare il pavimento. Bravissima. La linea deve essere sulla stessa altezza delle spalle, ok? Quando sta giù può fermarsi 15-20 secondi in modo tale che si allunga bene il pettorale e poi piano piano risale. Facciamo un'extra rotazione, bravissima, mantieni 15 secondi e poi risale. Adesso ci mettiamo vicino al muro, fronte al muro, e facciamo un massaggio del pettorale, ok? Con una pallina da tennis o una pallina di questo tipo, l'appoggiamo qua davanti e schiacciandola contro il muro facciamo un lavoro di questo tipo, ok? Allora là ti metti vicino, appoggi bene la pallina e ti sposti massaggiando bene dallo sterno fino ad arrivare alla testa dell'omero, ok? Tutto sotto qua la clavicola, sul pettorale, bravissimo. Ok, adesso facciamo un allungamento del muscolo grande pettorale. Dunque prendiamo con questa mano il petto qua sopra, ok, lo teniamo,
Questa mano la mettiamo su uno stipite della porta, su un mobile, e col braccio dritto facciamo una spalla bassa, facciamo una piccola rotazione. Sentiremo tirare tutta questa zona, ok? Manteniamo un 20 secondi e poi lasciamo e ripetiamo dall'altra parte. Adesso facciamo un esercizio per rinforzare il trapezio inferiore, per stabilizzare e aprire le nostre scapole. Tenete un elastico, gli fate un nodo, lo fissate sopra la porta, ok? Chiudete, Lara, prendi. Ok, mani in diagonale, state un 30 cm lontani dalla porta, non estendete la schiena, ma state belli dritti. Scendiamo, vedete le scapole come scendono verso il basso. Saliamo lentamente. Giù e chiudiamo, bravissimo. Le braccia si muovono sempre in diagonale. Lentamente. L'esercizio va fatto molto lentamente. Piano piano. Adesso facciamo un esercizio per il trapezio, un allungamento. Dunque, inclini la testa verso la tua sinistra, con l'orecchio verso la spalla, la mano va a prendere l'orecchio destro e lentamente crei un allungamento del trapezio a destra. La mano sinistra puoi farla scendere lungo il fianco e così crei un piccolo allungamento. Mantieni 15-20 secondi. E poi rilasci lentamente, accompagni con la mano, bravissima. Ok, adesso inclini verso destra, mano destra prende l'orecchio sinistro e crea un allungamento. Ok, lentamente torni al centro. Facciamo un allungamento dell'elevatore della scapa. Dunque, Elisa, ruoti leggermente la testa, scendi col mento verso lo sterno, mano sulla nuca dietro e fai schiena bella dritta e crei una tensione, un allungamento. Manteniamo 15-20 secondi, poi lasciamo lentamente, accompagniamo con la mano. Scendiamo, schiena bella dritta, ruotiamo verso destra, scendi col mento verso lo sterno, prendi la nuca e allunghiamo per 15-20 secondi. E raddrizziamo. Ok, ora facciamo una mobilitazione di tutto il rachide, sia a livello lombare che dorsale. Dunque, ci mettiamo in quadrupedia su un tappetino e creiamo un basculamento del bacino in antiversione e retroversione. Scendiamo cercando di mandare completamente tutto il tronco in estensione e poi tutto in flessione. Ripetiamo una ventina di volte questo esercizio lentamente. Posture che i nostri ragazzi, anche noi, quando guardiamo il cellulare, siamo in queste posizioni, basta correggere la visuale, dunque spingere il mento indietro e mantenere il nostro cellulare più alto. La stessa cosa quando guardiamo il nostro PC, non stiamo in questa posizione, ma cerchiamo di autocorreggerci mandando il mento verso lo sterno e cercando di pensare che c'è un filo che tira verso il soffitto, dunque mantenere sempre questa posizione di allungamento. Spero di essere stato utile, alla prossima.